sembra che la qualificazione del trasporto pubblico locale, in questo caso su ferro, e la cura del ferro che la regione ha lanciato qualche anno fa, si sta sostanziando in investimenti veramente importanti, in soluzioni che non riguardano solo l'acquisto di nuovi treni che avvengono con il contratto che la regione ha firmato con Trenitalia. Negli ultimi 2 anni e mezzo ne sono arrivati 63 nuovi, altri 6 arriveranno da qui alla fine dell'anno, ma si sta sostanziando anche attraverso la qualificazione delle stazioni, non soltanto dal punto di vista del decoro, della funzionalità, ma importante anche l'accessibilità per i diversamente abili, mappe sensoriali, la possibilità di poter parcheggiare biciclette. Come ha detto l'ingegner Murgia, la realizzazione di veri e propri nodi intermodali, perché qui abbiamo la possibilità dello scambio tra bicicletta e gomma. Vorrei ricordare che la regione ha finanziato anche la realizzazione delle circolari del Valdarno, quindi abbiamo la possibilità per chi scende dal treno di poter utilizzare anche un mezzo pubblico su gomma per poter raggiungere i maggiori poli attrattori del Valdarno. Tra questi, primi fra tutti, credo l'ospedale della Gruccia, ma avremo il collegamento diretto con la ciclopista dell'Arno che è in fase di costruzione. Quindi credo davvero che il tema della mobilità sostenibile si vada sostanziando attraverso una forte qualificazione del trasporto su ferro, quello su gomma e questo forte scambio e integrazione con la bicicletta che, tra l'altro, attraverso la ciclopista dell'Arno avrà un'importante valenza anche dal punto di vista turistico.